Penso che l'abbiamo dimostrato anche la partita precedente. La squadra ha un gran carattere e siamo contenti di aver raggiunto il pareggio e andiamo avanti per questa strada. No, io penso di no, penso che l'Ascoli voleva vincere la partita. Siamo stati bravi noi a fare per 90 minuti, penso, 90 minuti di possesso palla. Li abbiamo sempre tenuti lì, ci abbiamo creduto fino alla fine e ci siamo riusciti a portare a casa il pareggio. Spiegaci la dinamica del gol. È stato calcio d'angolo, la presa di testa era Martinez, la palla è rimasta lì, ha tirato Ferrero e se ero sulla traiettoria della palla ho messo il piede e andato dentro. No, abbiamo preparato la partita molto molto bene, stasera si è vista. Sapevamo che l'Ascoli davanti è molto molto forte, abbiamo fatto una partita in difesa a mio parere impeccabile, sempre sul pezzo, senza mai lasciare il minimo metro ai giocatori che c'ha l'Ascoli davanti, quindi diciamo che è stata premiata tutta la settimana e tutto il lavoro che c'è stato dietro. Direttore, deluso dal risultato? Deluso sicuramente, perché quando si viene raggiunti all'ultimo secondo ci mancherebbe che non ci fosse delusione. Mi sembra che sia un sentimento normale che si accompagna però anche all'arrabbiatura per tutto quanto è successo, insomma. No, io al di là del diplomatico, io mi limito ai fatti, no? Perché poi possiamo fare tutte le considerazioni del caso, sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti, possono anche sbagliare gli arbitri, però sono sconcertato dalle motivazioni dell'espulsione di Berrettoni. Perché ero convinto, come immagino chiunque fosse sugli spalti in tribuna, che a Berrettoni potesse essere scappata una parola di troppo. È solo che non è successo. Sono andato da Berrettoni a chiedergli, ma gli hai detto qualcosa di... Ho detto no, io non ho detto niente, tanto che è andato a chiedere all'arbitro le ragioni ed è perché ha alzato le braccia in segno di protesta. Tanto per essere sicuro sono andato a chiedere anch'io all'arbitro, nel senso che gli ho detto, ma il mio giocatore mi dice questo, ma... E me l'ha confermato, è stato espulso perché ha alzato le braccia. Gli ho detto che se si viene espulsi per un gesto sicuramente di protesta, era sicuramente un gesto di protesta, ma mi sembra ampiamente nei limiti dell'educazione. Si era nei minuti finali, credo che gli arbitri debbano avere... Credo che sia anche richiesto loro un po' di buonsenso nella gestione delle partite, insomma. Espellere un giocatore perché non dice assolutamente nulla, non insulta nessuno, ma alza le braccia, se il metro di giudizio è quello, dobbiamo prepararci a vedere partite con molte espulsioni. Mi spiace che questo metro di giudizio inedito sia iniziato stasera ai danni di un nostro giocatore. Non solo, e devo anche dire che, ma poi non bisogna attaccarsi troppo agli errori, dobbiamo pensare anche a quello che eventualmente facciamo di buono e di meno buono noi, però visto che ormai siamo entrati in tema, cioè, mi piacerebbe anche capire perché Ferrero, il loro numero 6, già ammonito, stende Mustacchio, che è sicuramente defilato sulla fascia, ma in un'azione di contropiede che sono le sue, che può andare anche in porta o mettere un altro giocatore in porta, viene fischiato il fallo e non viene data la seconda ammonizione. Questo precede l'espulsione di Berrettoni. Detto ciò, noi dobbiamo fare molta attenzione a non entrare in un ciclo negativo. Cioè, ci sono nel calcio le cose buone e le cose meno buone. Questa sera abbiamo preso la parte meno buona. Non dobbiamo pensare che a complotti o a cose strane. Però l'arbitraggio sicuramente è stato infelice e molto originale, diciamo questo. Se Berrettoni avesse detto una parola di troppo, potevo solo imputare a Berrettoni, detto che tanti giocatori che dicono parole di troppo, gli arbitri fanno finta di non sentire, si girano da un'altra parte, capendo magari, dando dimostrazione di capire la concitazione del momento, insomma. Non sempre quando un giocatore dice una parola di troppo viene espulso. Dopodiché è giusto che venga espulso, cioè se fosse capitato non avrei assolutamente potuto ridire nulla. Ma se un giocatore viene ammonito, perché non è un rosso diretto, ma ammonito e l'arbitro sa bene che è già ammonito, perché ha fatto così, ripeto, siamo di fronte a un'interpretazione del regolamento
molto severa, che porterà, se questo arbitro avrà degli emuli, ma evidentemente saranno le direttive se si è comportato così, insomma prepariamoci a vedere partite falcidiate da espulsioni. Ma qualche dubbio che capiti ancora ce l'ho, temo che rimarrà un inedito che ci siamo gustati questa sera. Perché voi fate giornalisti, avete la statistica, abbiamo tirato 8 volte nell'area di rigore, loro hanno tirato 8 volte fuori area. Il secondo tempo siamo scesi in campo che abbiamo chiuso gli spazi, a parte nell'ultima occasione al 93esimo, un vero peccato. E nel momento in cui dovevamo chiudere la partita, e là sono incazzato perché, scusate il termine, perché noi non possiamo, innanzitutto non voglio vedere del vittimismo per quello che è successo nell'arco di tutta la partita, perché col vittimismo non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo fare mia colpa perché abbiamo avuto 4 occasioni per chiudere la partita, e quando io ho parlato domenica dopo la partita di tutto cuore, dove c'erano 2-3 situazioni limpidissime per fare gol, e oggi io vi dico la stessa cosa, e noi dobbiamo fare mia colpa perché le partite vanno chiuse. Io vado a vedermi dopo tutte le situazioni, se non tutta la partita, perché bisogna lavorare su quello che si fa in campo, e però poi bisogna pure mettersi nelle condizioni che quando si riesce a sfondare, si riesce a mettere 13 cross, quello che è successo oggi, voi avete lo scout della partita, quindi le sapete le cose, quando si mettono 13 cross bisogna poi, insomma, un attimino essere più concentrati sia nel mettere il cross sia nel finalizzare l'azione, perché altrimenti è un vero peccato, perché poi quello che è successo al 94esimo può succedere di tutto, degli episodi sinceramente arbitrali, non, se qualcuno di voi mi vuole fare la domanda non vi rispondo, perché c'è una società seria che si è fatto suo, preferisco che parla la società, altrimenti è un peccato che io a 41 anni e il fatto che voglio fare carriera mi becco 6 mesi di squalifica è un vero peccato, quindi preferisco non commentare. Però vedere Berrettoni prendere la seconda ammonizione perché ha alzato un braccio per dire che non era fuori gioco, e poi lo stesso Berrettoni subisce 3 falli da Tergo è un vero peccato, perché insomma, non facendo di vittimismo, vi posso dire che abbiamo buttato via 2 punti. Il San Marino ha tenuto bene il possesso palla il primo tempo dopo che noi abbiamo fatto gol, siamo entrati negli spogliatoi, ci siamo messi a posto, non abbiamo concesso neanche dal punto di vista di possesso palla quello che abbiamo concesso il primo tempo a San Marino, siamo stati bravi a uscire palla a piede, quello che non siamo stati invece nel primo tempo, e sinceramente tutto mi aspettavo, tranne gli ultimi, non so a che minuto Berrettoni è stato calciato, è stato espulso, però non mi aspettavo ovviamente un finire di gara così dopo tutto quello che abbiamo sciupato il secondo tempo. Io sono abituato a guardare subito avanti, perché questo fa parte di un percorso di crescita, no? Noi siamo una squadra, siamo un gruppo, e sapevamo che c'erano 38 partite, dei turni infrasettimanali da calendario, e quindi mettiamo in preventivo che un'espulsione ci può stare, e però mettiamo in preventivo che chi giocherà domenica a posto di Berrettoni sicuramente darà il 200%, prima per la prestazione personale di squadra, e poi perché comunque, insomma, è un gruppo questo che si deve dire la sua fino alla fine, è giusto che chi ha la possibilità di giocare dimostri pure, insomma, con gli altri di volere fare questo campionato positivo e propositivo. Ripeto, la cosa che mi interessa di più è guardare avanti, non voglio vedere vittimismi, è quello che ho detto ai ragazzi a fine partita, dobbiamo fare mia colpa che fa parte di un percorso di crescita e mia colpa è quello di non aver chiuso la partita, oppure domenica scorsa di non aver sfruttato l'episodio che ci è capitato, magari oggi è così, domenica oppure tra un mese sarà diversamente, dove sfrutteremo l'episodio e porteremo a casa partite che magari non meritiamo di vincere. Non è stato però il solito Ascoli brillante? Allora sì, allora ti rispondo subito, perché poi
io sono una persona che pensa molto positivo e attraverso le mie parole, i miei messaggi che mando attraverso la stampa, ovviamente è quello che dico poi ai ragazzi, e io non ho mai pianto in vita mia. Perché quando vi dico che attraverso il sostegno del pubblico noi è la seconda settimana che rispetto agli avversari facciamo un giorno in meno di lavoro, poi veniamo pure da un viaggio lungo di 5 ore e mezza, 6 ore da tutto cuore, allora se io non vi parlo prima della partita non vi posso parlare neanche dopo la partita perché passo per quello che trova le scusanti eccetera eccetera. Ma se tu pretendi che oggi la squadra sia brillante dopo due giorni di lavoro, io dico... Noi facciamo una preparazione fisica, facciamo un lavoro quotidiano, oggi avevamo in campo Mori che non sta nelle condizioni ottimali, ha giocato perché davanti il San Marino ci aveva la mantia, Scinaglia non faceva due partite consecutive di 90 minuti da 4 mesi, e ci abbiamo un giocatore come Stefano Avogradri che 20 giorni fa ha avuto un problema fisico e quindi sta attraverso le partite. Queste sono le nostre problematiche. Non mi lamento, non ve lo dico prima, però sinceramente questa domanda qua non me la puoi fare, perché se ti aspettavi oggi un Ascoli brillante, sinceramente insomma non stiamo nelle condizioni di esserlo. Però ti posso dire che il secondo tempo sicuramente non meritavamo il gol che abbiamo subito. È mancata cattiveria sotto porta? È la seconda volta che capita in 3 giorni, è mancata la cattiveria sotto porta ed è un peccato perché oggi, a differenza di domenica scorsa, se domenica scorsa abbiamo avuto 1 o 2 episodi, oggi ne abbiamo avuto 4 o 5 puliti. Puliti significa che devi chiudere la partita e quindi noi dobbiamo fare mia colpa. Sono molto diretto, molto sincero, molto onesto e lo dicevo ieri nella conferenza stampa, a volte sono duro pure con me stesso perché io determinate situazioni che nel calcio le conosciamo. Noi, se vogliamo fare un campionato positivo e propositivo, noi dobbiamo mettere in pratica tutta l'esperienza che ci insegna il calcio, e quindi l'esperienza ci dice che per quello che abbiamo visto di San Marino l'ultima partita, noi quel gol al 94esimo non lo dobbiamo prendere. Non lo dobbiamo prendere, è diverso. Però siamo una squadra di calcio, si lavora sugli episodi e si guarda avanti e pensiamo alla spalla, e sapendo che comunque insomma è la terza partita che cade una settimana, ma come l'abbiamo fatta noi l'ha fatta pure la spalla, quindi sinceramente non penso minimamente a quello che può essere la partita dal punto di vista fisico o non fisico. 3 partite le facciamo noi e 3 partite le fanno gli altri.